L'obiettivo di questo webinar è iniziare a prendere coscienza e a confrontarsi con i dati. Prima di entrare in merito alla tematica dei dati che abbiamo evidenziato in forma aggregata durante l'osservatorio, vediamo un attimo come funziona il nostro webinar. Per chi c'è già stato lo saprà già, ma abbiamo comunque una prima parte di contenuti che durerà 30 minuti, nella quale vedremo una panoramica dell'osservatorio che poi è scaricabile gratuitamente dal sito di MailUp, e una seconda parte invece, come al solito, di question time, sempre di 30 minuti, in cui potrete porre le domande che vi verranno, confrontandovi anche con i dati, diciamo, che daremo durante questa parte. Andiamo adesso agli argomenti di oggi, non vi spaventate, sembrano tanti, ma li vedremo non, diciamo, velocemente, ma non staremo troppi minuti su ciascun punto, per arrivare poi, come già vedete alla fine, al punto 8, su una parte dedicata proprio al miglioramento dei vostri numeri. Il primo punto sarà proprio parlarvi di che cosa stiamo trattando, per cui i dati aggregati e i parametri, alcuni parametri che abbiamo utilizzato durante l'osservatorio. Il secondo punto sarà una visione di questi dati per settore merceologico e anche per tipologia di email. Il terzo punto riguarderà la reattività dei destinatari, ovvero quanto sono poi reattivi all'interno della nostra comunicazione. Quindi parleremo di CTR, quindi di tasso di click, sia in Italia questo, ma anche nel mondo. Il quarto punto riguarderà invece la qualità delle liste, ovvero quegli utenti, diciamo, la qualità vista come attività o non attività degli utenti nelle nostre liste, quindi quanto veramente le nostre liste riescono ad attivare gli utenti. Nel quinto punto vedremo che interazione ha, secondo i nostri dati, l'email, il mondo dell'email, l'email marketing, con il mondo dei social network. In particolare vedremo l'efficacia che può avere l'inserimento di bottoni sociali all'interno di newsletter o DEM. Nel sesto punto analizzeremo brevemente i provider più utilizzati, che sarà anche interessante vedere poi come poi questi provider più utilizzati si possono diciamo, evidenziare anch'essi su più device e più dispositivi. Nel settimo punto vedremo un aspetto che molti e molte volte ci chiedono: i tempi di apertura delle email, cioè quando le email vengono lette una volta che le mandiamo al nostro database. L'ottavo punto, appunto, l'abbiamo proprio dedicato a, diciamo, alle azioni che poi possiamo compiere, diciamo, sui numeri e sui parametri che vedremo. Andiamo avanti. I dati aggregati, l'osservatorio statistiche, il terzo osservatorio delle statistiche, appunto, ha una forma che prende dati aggregati da invii fatti con la piattaforma MailUp dai nostri clienti. Abbiamo in questo caso analizzato più di 12 miliardi di messaggi nell'arco dell'anno 2012. Li abbiamo anche suddivisi per settore merceologico, sono 28 i settori merceologici che potremo andare a vedere, e per tipo di messaggio, perché sappiamo bene che noi possiamo avere sia un tipo di messaggio che chiamiamo newsletter, per cui di tipo più informativo, sia un tipo di messaggio che chiamiamo DEM, quindi diciamo email promozionali, sia le email transazionali, che sono messaggi più personalizzati, molto vicini, anche molte volte li vediamo nel mondo e-commerce, ma non solo. Inoltre, un altro dato importante è il mercato di riferimento. Mercato di riferimento, come sapete, possiamo avere email o comunque comunicazioni di tipo B2B, quindi business to business, quindi fra aziende, B2C, quindi business to consumer, quindi dall'azienda verso i consumatori finali, oppure miste, perché abbiamo comunque, e ci sono diverse aziende, diversi clienti, che spediscono sia, diciamo, a un tipo di mercato sia all'altro. Come già vediamo da questa slide, iniziamo a introdurre alcuni acronimi, non spaventiamoci perché li vedremo tutti, come
Come vedete qua, ad esempio, nel grafico 1 vediamo una reportistica sugli invii di newsletter in ambito B2B. I parametri che vorrei far notare in questa slide sono, ad esempio, quando diciamo OR è l'open rate, per cui è il tasso di apertura dell'email, per cui diciamo che è in questa slide la parte in giallo, e quando parliamo di CTR è click to rate, ovvero il tasso percentuale dei click sull'email che abbiamo inviato. Vedremo poi anche altri parametri. Tutti questi parametri li abbiamo analizzati anche per tipologia di email. Vediamo qui, vediamo su questa slide, il tasso di apertura suddiviso per il tipo di email. In questa prima parte, partendo da sinistra, vediamo che il tasso d'apertura nelle email promozionali medio nel nostro campione è il 20%, il tasso di apertura medio nelle newsletter è il 27%, quindi diciamo si alza comunque di 7 punti percentuali il tipo di comunicazione più informativa, mentre arriva fino al 37% nel B2B il tasso di apertura delle email transazionali, che sono molto più puntuali e personalizzate. Vedete che questo trend lo ritroviamo anche nel settore B2C, quindi rivolto al consumatore finale, con un tasso di apertura molto alto per quanto riguarda le transazionali, e anche diciamo, nella parte diciamo, mista, in quei clienti che mandano sia B2B che B2C, con un 4% sulle DEM, quindi sulle email promozionali, un 10 sulle newsletter e un 22 sulle transazionali. Siamo andati poi a vedere questi dati per settore merceologico. Qui ci è impossibile guardarne uno per uno, ma magari diciamo, possiamo evidenziare prima di tutto un commento di ambiente, ovvero che ci sono ovviamente pubblici più o meno predisposti, come abbiamo detto anche nell'osservatorio, alla comunicazione digitale, per cui sono business più vicini all'ambito internet digitale, business meno vicini, quindi avremo anche un tasso di reattività oppure di apertura influenzato dall'ambiente, dal contesto e dal settore in cui ci troviamo. In questo caso stiamo vedendo l'open rate, per cui il tasso di apertura, il click to rate, quindi i click sulle email inviate, e il click to open rate che qui introduciamo, che sono i click sulle email aperte, quindi sono i click esclusivamente calcolati sulle email aperte, per una tipologia di email che è la newsletter. Quindi se vi ritrovate in uno di questi settori potrete vedere qui a fianco, con alcuni evidenziati con alcuni che abbiamo evidenziato, le medie sul campione italiano. Quindi qua potete vedere le varie medie. In particolare si può notare, ad esempio, nell'ambito automotive un CTR, diciamo un tasso di click sulle mail aperte del 23%, superiore alla media che abbiamo visto nel grafico precedente. In particolare nel B2B abbiamo un open rate molto alto nel settore assicurazioni del 63%, in cui ci sono mail molto personalizzate e pertinenti. E nel B2C, nell'open rate, abbiamo come primo settore, dal punto di vista di tasso di apertura, il settore moda e abbigliamento con un 29%. Vedete qui questo 29%. Se andiamo avanti, abbiamo più o meno lo stesso schema, però nell'ambito delle email promozionali, che come abbiamo visto nel primo grafico hanno spesso dei tassi di apertura e dei tassi di click un attimo inferiori, perché comunque si vede che il pubblico predilige email a livello informativo, in cui si visualizza subito una utilità e non una promozione. Ad ogni modo abbiamo tassi di apertura molto, molto buoni anche nell'ambito DEM, che andiamo a vedere in tutti i settori.
Passiamo ora a quello che abbiamo chiamato nell'osservatorio il tasso di reattività. Nel confronto con l'anno 2011 passiamo un tasso di reattività del 15 al 17%. Da cosa dipende il tasso di reattività? Per capirci bene, il tasso di reattività riguarda il valore del CTR, quindi di coloro che una volta aperta l'email hanno cliccato su un link dell'email stessa. Questo ovviamente determina un tasso di coinvolgimento, pure evidenzia un tasso di coinvolgimento con la nostra comunicazione, ma anche con noi, con il nostro brand, che si vede aumentare, anche se di poco, da un anno con l'altro, e che dipende molto, diciamo, dal contenuto della mail, oltre che ovviamente dall'azione di brand che abbiamo fatto, perché uno magari ha proprio voglia e si aspetta la nostra newsletter o la nostra DM, dipende molto dal contenuto dell'email. Se è fatta per vendere un click, diciamo, come diciamo sempre, o è fatta invece per, diciamo, solamente promuovere senza avere la capacità di vendere un click, cioè di far cliccare, di interessare chi sta leggendo. Questo tasso di reattività ovviamente non è solamente italiano, lo vediamo ben sparso in tutto il mondo. Qui abbiamo, tanto per dare, vedete già nella slide alcuni dati nella parte in azzurro, e passiamo da un massimo di CTR, quindi di engagement da 0 a 100 del 55%, a un minimo del 10%. La domanda, ripeto, è se noi stiamo o meno con la nostra comunicazione cercando di vendere un click, oppure stiamo cercando semplicemente di mandare mail senza un ragionamento prima su quello che interessa, su come possiamo essere pertinenti con i nostri destinatari. Un altro aspetto importante per valutarci, ma anche per essere valutati dai provider, è la qualità delle nostre liste o della nostra lista, nel caso ne possedessimo una. La qualità dipende ovviamente da vari fattori, come ad esempio quelli che abbiamo già visto, quindi i tassi di apertura, i click, gli inoltri delle mail che mandiamo, quindi se la nostra mail è tanto utile, diciamo, tanto pertinente da essere inoltrata da parte dei nostri destinatari verso loro amici, colleghi, piuttosto che familiari, diciamo, se sto pensando all'ambito B2C, e l'attività o l'inattività e i disiscritti che abbiamo ogni volta che mandiamo un'email, e in generale sullo storico del nostro database, sono anche fattori fondamentali di come veniamo valutati dai più grossi provider di posta elettronica, sia da un punto di vista di reputazione, diciamo, nostra, e quindi anche da un punto di vista di spam, ovvero se poi la nostra lista ha un tasso di inattivi molto alto, è anche probabile che alcuni provider ci considerino come spammer. Andiamo avanti. Un aspetto sicuramente, diciamo, d'attualità, perché di questo si tratta perlomeno in Italia, è l'integrazione fra l'email, fra le newsletter, le DM, le nostre mail, le nostre comunicazioni via mail e i social network. In realtà, per quello che abbiamo potuto vedere, che sono, non sono tanti quelli che iniziano ad usare i bottoni sociali all'interno delle loro comunicazioni via mail, ma per quello che abbiamo potuto vedere abbiamo visto che, oltre ad avere una certa percentuale di condivisione che va suddivisa nei vari canali, come vedete abbiamo un 82% tramite Facebook, 9% tramite LinkedIn, tramite Twitter, un 4% su LinkedIn e un restante 5% su tutti gli altri, quello che possiamo vedere è che chi ha utilizzato il bottone di condivisione sociale, in questo caso stiamo guardando il settore commercio retail, ha avuto un incremento dell'open rate, quindi del tasso di apertura della propria mail, del 96%. Adesso cerchiamo di spiegare questo 96%, in quanto non è che il fatto che abbiamo messo bottoni sociali nella nostra email viene visto
prima di aprire l'email stessa, ovviamente. Quindi l'open rate, il tasso di apertura, per questo tasso, diciamo, il fattore determinante sono il mittente, l'oggetto e quello che chiamiamo il pre-reader. Ma una volta che sono entrati nella nostra mail e condividono la nostra mail sui vari social network, ovviamente l'apertura può essere diffusa esponenzialmente a seconda delle reti sociali che vengono influenzate. Quindi anche gli altri che aprono, diciamo, la nostra mail sui social network, quindi le informazioni presenti nella nostra mail sui social network, andranno ad aumentare il tasso di apertura e anche, ovviamente, anche il tasso di click nel caso della demo, della newsletter che abbiamo mandato. Proprio per questo, come vedete nell'esempio che abbiamo messo qui, che in realtà è la newsletter di oggi, nel senso la newsletter che abbiamo mandato oggi stesso, è importante inserire all'interno della newsletter un link per l'iscrizione, che sembrerebbe, diciamo, assurdo se pensassimo solamente ai nostri iscritti, quindi a chi si è già iscritto alla nostra newsletter, a chi è già nel nostro database, ma invece diventa ragionevole farlo allorché noi utilizziamo bottoni sociali, per cui diciamo che questo contenuto che noi vediamo qui viene sparso nella rete e mettendo un link di iscrizione diamo la possibilità anche, diciamo, agli amici dei nostri iscritti o ai follower dei nostri iscritti o comunque agli amici degli amici di avere un click, di avere un link per iscriversi anche loro alla nostra newsletter o guardarsi l'archivio delle newsletter precedenti al fine di constatare e di valutare se possono essere per loro interessanti e quindi poi iscriversi. Due parole sui provider di posta più diffusi. Diciamo che la cosa più importante in questo caso, oltre a vedere i dati che comunque vedono i primi 5 provider raggiungere quasi il 90%, diciamo, di tutti i provider esistenti in Italia con Hotmail o Outlook, come viene chiamata adesso, diciamo che fa da capolista, un 22% di Libero, un 13% di Gmail, che spesso viene pensata, diciamo, con numeri molto più grandi, ma siamo a un 13%, un 13% di Yahoo e un 11% di Telecom. La cosa, diciamo, importante è conoscere il nostro database, quindi andare a analizzare il nostro database, ad esempio con una piattaforma e con le statistiche che mette a disposizione MailUp, una piattaforma professionale, in modo tale da poter capire che tipo di utenti e come vedranno i nostri utenti la nostra mail, la nostra demo e la nostra newsletter. Un esempio su tutti, anche se non stiamo parlando del primo, da quando sono state introdotte le tab di Gmail, quindi quelle che adesso si possono vedere come tab inbox normale, diciamo, piuttosto che quelle dedicate agli aggiornamenti, alle promozioni e le tab tuttora presenti, è importante sapere se magari abbiamo una percentuale elevata di utenti su Gmail, perché se mandiamo email promozionali sapremo che inizialmente difficilmente andranno nella casella principale, ma andranno nel tab promozione, per cui può essere che, secondo i nostri dati, vengano viste dalla metà dei destinatari una volta alla settimana, e se noi stiamo mandando email, diciamo, time sensitive, nel senso che sono magari offerte del giorno, piuttosto che stiamo mandando email riguardanti sempre offerte di e-commerce, non possiamo aspettare una settimana se le nostre offerte scadono entro le 24 o le 48 ore. L'altro aspetto importante legato a questo, che vedremo subito dopo, tramite il video che abbiamo preparato per voi, è quello anche dei device, per cui, diciamo, oltre al provider c'è anche, quindi oltre a Gmail piuttosto che Libero, c'è anche il supporto, c'è anche da considerare il supporto su cui io visualizzo la mia mail dentro Gmail piuttosto che dentro Libero. E quindi MailUp ha voluto mettere a disposizione di tutti i suoi clienti un servizio gratuito, vedremo poi, per visualizzare l'email su più di 68, su 68 dispositivi e client differenti. Un altro aspetto molto importante
ripeto, come ho detto all'inizio, che molti ci chiedono, sono i tempi di apertura, cioè dopo quanto viene letta la mia mail. Noi vediamo anche da questo grafico, vediamo che entro l'ora il 15% dei nostri di coloro che leggeranno la mia mail l'hanno vista entro l'ora. Questa percentuale ovviamente va a aumentare e diciamo che possiamo ben dire che dopo 2 giorni, quindi dopo 48 ore, il nostro invio, fra virgolette, è scaduto, cioè nel senso ha preso tutti quelli che doveva prendere. Quindi noi sappiamo che nell'arco di 48 ore, l'efficacia che doveva avere, l'obiettivo che ci siamo dati con la nostra DEM o con la nostra newsletter, diciamo, ha avuto il suo periodo e possiamo, dopo 48 ore, iniziare a guardare le statistiche e a valutare se abbiamo raggiunto o meno gli obiettivi. Una domanda che sicuramente adesso ci potremmo fare è: ma come faccio io, che sto ascoltando, a migliorare i miei numeri? Abbiamo scelto allora tre elementi, tre parametri, che diciamo facilmente da subito per chi utilizza MailUp sono ottimizzabili, sono migliorabili o sono diciamo gestibili come lo è il primo. Quindi il punto primo sarà gestire quindi la varietà dei diversi client di posta elettronica dei provider e dei differenti dispositivi, iPad, smartphone, appunto tablet piuttosto che client di posta desktop su quali le nostre mail vengono viste e su questo vedremo appunto come MailUp risponde a questa esigenza. Nel secondo punto vedremo come poter aumentare l'incremento del tasso di apertura delle nostre email, quello che abbiamo chiamato OR. E nel terzo punto vi proporremo sempre una soluzione per aumentare i click sulle email lette, quindi il CTR, quindi il click to open rate. Vi lascio 4 minuti di questo video in cui presentiamo queste tre soluzioni, riprendendo alcuni aspetti che abbiamo visto che ci sono nell'osservatorio e vedendo come è possibile, diciamo, migliorare la nostra comunicazione tramite una piattaforma professionale. Dopo questo video riprendiamo, diciamo, il collegamento e avremo i 30 minuti dedicati alle domande. Un saluto e benvenuto al video di approfondimento dedicato a quanti di voi hanno scaricato il nostro Osservatorio Statistiche 2013. Come primo punto affronteremo il tema della visualizzazione delle nostre email sui diversi client di posta elettronica. Il grafico, tratto dal nostro osservatorio 2013, mostra come tra i provider più diffusi vi sia al primo posto Hotmail, seguito a buona distanza da Libero, Yahoo e Gmail. E non dimentichiamoci del mobile. Oltre il 30% delle email, infatti, viene oggi letta su smartphone e tablet. Oggi con MailUp è possibile scoprire in anteprima come verrà visualizzata la tua email da più di 60 differenti client di posta, oltre che su dispositivi quali smartphone e tablet. Puoi controllare i link, le immagini e gli errori nel codice, ottimizzandoli per migliorarne la compatibilità. In questo caso andiamo a vedere in preview come verrà visualizzata la nostra email su Gmail. Il messaggio viene visualizzato correttamente e per questo possiamo proseguire a guardare altre preview prima di spedire il nostro messaggio. Altro tema affrontato nell'Osservatorio 2013 è legato ai tassi di apertura o open rate e ai click sulle email lette, anche detti click to open rate, suddivisi per settori di appartenenza e tipologie di business dell'azienda. Come possiamo vedere dai dati riportati nell'osservatorio, risultati particolarmente significativi sono stati riscontrati nel settore assicurativo, finanza e banche, nel commercio all'ingrosso e nella ristorazione. Proprio per questo andiamo a vedere come dei semplici A/B test a disposizione tra le funzionalità di MailUp possono migliorare la nostra comunicazione del 20-30%,
Ricorda che è fondamentale andare a testare un solo elemento per volta, l'oggetto, e allora parliamo di aperture, oppure il contenuto o design dell'email. In questo secondo caso parliamo di click to open rate. Analizziamo il primo caso. L'oggetto di un'email dovrebbe anticipare un'esigenza e offrire una soluzione. Nel nostro caso abbiamo creato due messaggi con lo stesso contenuto testuale interno, ma due diversi oggetti e vogliamo andare a testarne l'efficacia. Dalla console segui il percorso messaggi, email, invia, invia A/B test. Seleziona i due messaggi da testare. Seleziona le percentuali di utenti sui quali vuoi testare l'efficacia dei tuoi oggetti. In questo caso ti consigliamo di utilizzare un campione di almeno 1500 indirizzi. Seleziona il miglior tasso di apertura e scegli i destinatari. La variante vincente con l'oggetto più performante verrà automaticamente inviata ai restanti destinatari, in questo caso l'80%. Infine, andiamo a vedere come creare un A/B test relativo ai click to open rate, valore che si riferisce alla percentuale di utenti che ha cliccato sul tuo messaggio rispetto a chi ha aperto l'email almeno una volta. In questo caso abbiamo già creato due messaggi con lo stesso oggetto, ma due diverse call to action interne, una relativa a scaricalo gratis e una relativa a scaricalo subito. Torniamo su Invio, invia A/B test e selezioniamo i nostri messaggi. Più sotto selezioniamo la percentuale di utenti sui quali vogliamo fare il nostro test. In questo caso ti consigliamo di utilizzare un campione di almeno 6.000 indirizzi perché il test possa essere veritiero. Infine, selezioniamo il miglior tasso di click e scegliamo i destinatari. Anche in questo caso la variante vincente con la call to action più performante verrà inviata automaticamente ai restanti destinatari. Grazie per l'attenzione e per aver seguito il nostro video di approfondimento dedicato all'Osservatorio Statistiche 2013. Andiamo ora a dedicarci alle vostre domande su tutto quello che abbiamo detto fino ad ora e su tutte le domande che vi possono venire confrontandovi con la vostra situazione. Intanto comincio a leggere una prima domanda. In realtà un po' di persone ce l'hanno fatta, fra cui il signor Corrado e il signor Claudio. Chiedono di spiegare, di rispiegare praticamente cosa sono quelle sigle, quindi OR, CTR e CTOR, e qual è la differenza fra CTR e CTOR. Sì, grazie per le domande. Riprendiamo allora. OR sta per open rate e sta per il tasso di apertura, ovvero io se ho un database di 100 indirizzi, tanto per fare un esempio, e aprono la mia mail 10 persone, il tasso di apertura sarà del 10%. Il CTR sta invece per click to rate. E sta per il tasso di click sull'email che ho mandato, quindi sempre la stessa email a 100 destinatari. Se due di questi destinatari cliccano sul link interno alla mia mail, avrò un CTR, quindi un tasso di click del 2%. Il CTOR, diciamo, non è niente di così complicato, ma è semplicemente andare a prendere la percentuale di apertura non sui 100 destinatari, ma su quelli che hanno aperto la mia mail. Quindi rimanendo nell'esempio, se abbiamo 100 destinatari, 10 aprono la mia mail e due di questi cliccano all'interno di un link della mia mail, della mia newsletter o della mia DEM, avremo una percentuale di tasso di click sulle mail lette, che quindi sono 10, del 20%, perché i click in questo caso sono 2 sui 10 che hanno aperto la mia mail. Se la cosa non fosse chiara, rimaniamo a disposizione. La signora Sonia ci chiede come funziona l'A/B test. Come abbiamo visto, praticamente possiamo selezionare una parte del nostro database, quindi fino ad un massimo del 30%, sulla quale
inviare due tipologie di messaggi differenti o per oggetto o per, diciamo, contenuto interno. Quindi, ad esempio, nell'esempio di prima, se abbiamo 100 destinatari, se noi prendiamo 30 di questi come campione su cui fare un test, su cui verificare se funziona di più un oggetto della nostra email o un altro oggetto, piuttosto che se funziona di più a livello di click una creatività e un copy piuttosto che un altro copy, su quel 30% verrà, diciamo, splittato, per cui a 15 manderemo un oggetto e agli altri 15 manderemo il secondo oggetto, e nel primo caso quello, la mail che verrà aperta di più verrà poi inviata a tutti gli altri 70. Nel caso stessimo, valutando come performa la nostra email a livello di click, sarà invece il tasso appunto di click a determinare quale delle due varianti poi verrà inviata al resto del database. Allora, il signor Davide ci chiede un problema pratico. Durante il video abbiamo detto che per utilizzare i test, l'A/B test, è consigliabile avere delle soglie di 1.500 e 6.000 utenti di test, però il signor Davide ha un database per ora un po' limitato, quindi intorno ai 3.000. Ha senso in questo caso effettuare un A/B test? Le soglie che abbiamo dato sono ovviamente dei consigli, diciamo, affinché sia totalmente significativo il risultato. Con 3.000 destinatari database si possono comunque appunto fare gli A/B test e magari verificare con più A/B test se viene confermato, diciamo, l'obiettivo stesso. Per cui quello che consiglierei è di non limitarsi a farne uno solo e poi scrivere sulla pietra il risultato, ma magari a farne di più, in modo tale, se abbiamo appunto meno destinatari di quanti abbiamo detto durante il video, in modo tale da verificare se realmente il risultato è significativo. Cosa è meglio prendere in considerazione per valutare le performance di una newsletter? Il CTR o il CTOR? Sono tutti e due dei parametri molto importanti, in quanto se uno non aprirà la nostra newsletter non potrà neanche cliccarci sopra. Questo è banale, però dice dell'interazione, diciamo, tra il legame fra questi due parametri. Diciamo che sinceramente non saprei dire, dipende molto dagli obiettivi che ha ciascuna azienda. Adesso non mi verrebbe mai da dire che è più importante il CTR piuttosto che l'open rate, anche perché, come dicevo all'inizio, sono strettamente collegati. Per cui è anche vero però che magari il nostro obiettivo, l'obiettivo dell'email che stiamo mandando, è quella che una certa notizia sia letta, quindi che si clicchi su una certa notizia all'interno della nostra mail, si vada su una pagina web e venga letta tale notizia. Se questo è l'obiettivo dell'email, ovviamente fare un test sul CTR, quindi sul click-through rate, sul tasso di click, è più importante, diciamo, a livello di test che fare un test sull'open rate. Se invece, diciamo così, l'importante per noi è la diffusione della tematica che stiamo comunicando, che di solito viene anche espressa nell'oggetto dell'email, allora magari in quel caso, se l'importanza è quanto più viene diffusa la nostra email, farei magari un test sull'oggetto stesso. La signora Federica ci chiede: l'analisi per settore merceologico che abbiamo visto all'interno dell'osservatorio, su quale base è calcolata? Cioè, le percentuali di aperture e click rispetto a quanti destinatari sono misurati? Da dove vengono questi dati? Allora, i destinatari, come dicevamo all'inizio, sono, o meglio, i messaggi sono più, sui quali abbiamo calcolato questi dati, sono più di 12 miliardi. Per cui all'interno di questi destinatari sono stati estratti i dati che voi potete trovare nell'osservatorio statistiche.
Sì, riprendo solo per precisare che, diciamo, fra tutte le mail che vengono inviate, sono state, diciamo, selezionate esclusivamente le mail recapitate. La signora Enza ci chiede qual è la differenza fra click totali e click unici. Allora, click totali vuol dire che magari una stessa persona, quindi io magari che ricevo un'email, posso cliccare più volte sullo stesso link perché magari da un giorno con l'altro ritengo interessante riprendere la relazione, riprendere quella tematica che ho visto il primo giorno che mi è arrivata la newsletter. Per cui semplicemente può essere in questo esempio qua magari un interesse alto verso una notizia che abbiamo mandato, che quindi viene ricliccato nel corso dei giorni o anche nell'arco della stessa giornata. I click unici, diciamo, sono invece riguardano la persona singola, per cui se io faccio 3 click nella stessa giornata su una notizia, sono sempre io che ho fatto un click su quella notizia e può venire calcolato come click unico perché è proveniente dalla stessa persona. Il signor Vincenzo chiede, questa profilazione di settore merceologico sono definite dal database dei nostri clienti? Sì, sono definite. O meglio, sono definite proprio dai nostri clienti, nel senso che quando accedono alla piattaforma MailUp gli viene chiesto di definire e di scegliere a quale settore merceologico appartengono. Il signor Antonio, ci dice che anche lui, avendo un database molto elevato, ha, diciamo, fatto delle analisi statistiche e, riscontra, diciamo, non degli allineamenti su quello che sono le nostre, perché, nel suo caso la maggior parte dei client sono Gmail e noi invece abbiamo visto, l'abbiamo messo al terzo posto, e poi anche il settore automotive, ha delle aperture molto basse, molto alte, invece nel suo caso sono molto basse. Puoi spiegare come mai questa differenza di dati? Beh, bisognerebbe vedere, per il primo fattore bisognerebbe vedere come sono stati presi questi dati, nel senso, ovviamente, a seconda di come vengono presi, avrò anche un tipo di database e un tipo di provider. Faccio un esempio molto stupido, se io metto nel database tutti i miei amici che sono su Gmail, ovviamente avrò la maggior parte degli utenti su Gmail. Per quanto riguarda invece i tassi di apertura, i tassi di click nel settore automotive, in realtà la nostra è una media, per cui non va a considerare la situazione particolare. Bisognerebbe sì vedere la situazione particolare, vedere se siamo in un ambito B2C piuttosto che in un ambito B2B e anche vedere, direi, la creatività e i testi che sono stati usati. In particolare, diciamo che spesso, anche se non sempre, però spesso Gmail, nel suo caso, è un provider utilizzato molto nell'ambito B2C, mentre ovviamente se abbiamo domini, per dire Massara, come sono io, @mailup.it, stiamo parlando per lo più di un settore B2B. Quindi bisognerebbe un attimino evidenziare queste caratteristiche. Queste, o almeno questi dettagli che per ora non abbiamo. La signora Stefania ci chiede, è possibile avere qualche informazione in più rispetto alla terza tipologia di invio che abbiamo trattato, cioè gli invii transazionali?
Sì, è una tipologia di email, secondo me, molto interessante perché, come abbiamo visto, ha dei tassi molto elevati. Certe volte, per fare un esempio, quando uno si iscrive a una newsletter, gli viene inviata in automatico un'email con su un testo del tipo grazie di esserti iscritto alla nostra newsletter. Spesso usare, diciamo, poco creativamente questo tipo di email transazionali può essere deficitario, o meglio, le email transazionali in realtà sono un'occasione, in quanto vengono lette tanto, quindi diciamo vengono aperte tanto perché sono molto personalizzate e particolari, possono essere un'occasione di comunicazione. Chiaramente, ad esempio, nell'esempio dell'iscrizione a una newsletter va data la conferma, ma nello stesso tempo, ad esempio, possiamo anche mettere nella stessa email transazionale un contenuto gratuito piuttosto che un bonus, piuttosto che qualcos'altro da scaricare, un contenuto utile da far scaricare a chi si è appena iscritto alla nostra email, piuttosto che fargli vedere tutte le newsletter che sono state mandate prima di quelle dalla quale magari si è iscritta. Questo, ad esempio, può essere utile in modo tale da dare un contesto, quindi dare uno scenario a chi si sta iscrivendo. In effetti la domanda è molto interessante perché tante volte queste email transazionali vengono viste come email, diciamo, fatte dal computer, diciamo così, quasi robotiche, nel senso in cui il testo non è studiato, non è pensato per una, diciamo, perché ci sia una relazione con il cliente, ma semplicemente, come nel caso di prima, per avvisare che una certa operazione è stata eseguita, è stata portata a termine. Con i tassi che abbiamo visto e che potete vedere sull'osservatorio 2013 di MailUp, certamente viene da dire che sono per lo più un'occasione da iniziare a sfruttare e non semplicemente qualcosa che devo fare per dare qualche conferma. La signora Maria Rita ci chiede, è possibile avere qualche dettaglio in più sull'uso dei bottoni social nelle email? Certo, grazie della domanda. I bottoni social, ovviamente, come tutti i bottoni social all'interno di un'email HTML, per cui che supporta l'HTML, non stiamo parlando di mail esclusivamente testuali, dove non è possibile introdurre, diciamo, bottoni sociali, una email che supporta HTML permettono di condividere i contenuti della mail stessa su un certo canale sociale. Nell'esempio che abbiamo visto prima, noi avevamo messo, diciamo, tre canali sociali, se non mi sbaglio, dove c'era sia Facebook e Twitter in evidenza, ma c'era anche fra i bottoni social LinkedIn. In questo caso la piattaforma MailUp permette anche di fare un'altra cosa, cioè che però è differente dai bottoni social, ma di condividere la stessa comunicazione anche sui propri canali social, ovvero quella che è la newsletter, la creatività che abbiamo fatto, può essere automaticamente, impostando la console, condivisa sulla propria pagina Facebook, piuttosto che sul proprio account LinkedIn, piuttosto che sul proprio account Twitter. Una domanda della signora Enza è: quali caratteristiche devono avere le DEM per essere efficaci? Allora, solitamente abbiamo, diciamo, tre domande che facciamo per questa domanda, cioè le tre domande che potrebbe farsi chi riceve la nostra DEM. La prima domanda che si potrebbe fare è dove sono, nel senso chi sei, quindi capire bene chi è il mittente. La seconda domanda è cosa vuoi farmi fare, cioè perché mi stai mandando queste email, diremmo in inglese la reason why, cioè il motivo per cui mi stai mandando queste email, e la terza domanda è perché dovrei farlo, per cui tu mi devi motivare il click che devo fare magari per scaricare un ebook piuttosto che per comprare un prodotto sul tuo e-commerce. Ovviamente tutte e tre le parti sono molto importanti perché sono una serie di sì che noi facciamo dire al nostro destinatario, che fa attraverso le sue domande dei passaggi proprio di stato, per cui lui, se noi non rispondiamo a queste domande, lui potrebbe fermarsi e semplicemente chiudere l'email o addirittura marcarla con alcuni programmi di
posta elettronica, webmail, ad esempio Gmail, come spam o come posta indesiderata. Quindi ripeto le tre domande: chi sei, cosa vuoi farmi fare e perché dovrei farlo. È importantissimo dare sempre le ragioni per cui noi vogliamo che l'utente clicchi su un certo bottone, piuttosto che, non so, quando arriverà nella nostra landing page, compili un certo form, un certo campo del form, e mettersi sempre dalla parte dei destinatari, quindi avendo una visione che non sia orientata all'azienda, ma orientata al destinatario. Queste possono essere belle parole, ma allorché si mette in pratica, anche un testo può cambiare totalmente prospettiva, ma anche può cambiare totalmente, da un punto di vista concreto, la propria sia disposizione sia il proprio contenuto. Il signor Vincenzo ci chiede: posso vedere se un utente, un contatto dei miei database, mi mette in spam? Tramite mail app si può vedere, nel senso che noi abbiamo una voce, diciamo, che viene chiamata di abuso, per cui un cliente può segnalare, se voi prendete una, entrate in Gmail, come sapete, può segnalare che una certa mail è spam. Questa informazione viene rinviata, in questo caso alla console mail app, e viene notificata nelle statistiche, così come posso vedere anche, ovviamente, quanti sono disiscritti e altri tipi di dati. Spero di aver risposto. La signora Sonia ci chiede: nella presentazione che abbiamo visto che il 15% degli utenti apre un'email entro la prima ora di ricezione, ma l'invio di mail app ha delle tempistiche? È immediato? Ci vuole un tempo affinché tutte le mail vengano ricevute? Beh, sì, sicuramente ci vuole un tempo affinché tutte le mail vengano ricevute, e questo dipende da tre fattori. Diciamo, uno, un fattore è sicuramente la velocità che si sceglie quando si accorda un contratto con MailApp, per cui noi possiamo avere console più o meno veloci a livello, adesso dico un termine un po' tecnico, di kilobyte, quindi di velocità proprio di uscita delle mail, quindi si può passare da un kilobyte a due, tre, andando in su. L'altro fattore molto importante ovviamente la numerosità delle mail. Un conto è spedire 100 mail, un conto è spedire 1 milione di mail, quindi a seconda di quanto è numeroso il database, del volume del database, sicuramente ci possono essere tempi diversi. L'altro fattore è quanto è pesante l'email, perché comunque l'email, anche l'email può avere un suo peso. Facciamo un esempio, diciamo, estremo di un allegato: se noi alleghiamo un PDF di una presentazione che pesa 200 mega o anche solamente 10 mega, ovviamente la nostra email, come esperienza comune di tutti i giorni, ci metterà di più ad essere scaricata. Se pensate a questo tipo di peso moltiplicato per tante email che noi mandiamo, 100, 1000, 5000, 10.000 email, ovviamente capite bene che questo può andare a influire. A seconda della propria situazione, a seconda del proprio scenario, va scelta poi appunto la velocità di invio delle email, che, come dicevo prima, può andare da un invio semplicissimo a un kilobyte, fino a passare anche a decine di kilobyte a seconda dell'esigenza. Il signor Vincenzo ci chiede: c'è una tempistica particolare in cui inviare le nostre mail? Ci sono dei giorni particolari, inizio della settimana, prima del weekend? Ci sono delle statistiche in cui evidenziamo proprio in che giorni è meglio inviare le nostre mail? Allora, le statistiche, diciamo, vengono date, secondo me la cosa migliore è che le statistiche vengano date da MailApp stesso, ovvero
noi abbiamo l'opportunità all'interno delle statistiche in statistiche, email, analisi e confronti, se andate su Mail App, questo diciamo seguendo il menu di Mail App, di vedere dopo un po' che abbiamo iniziato la nostra comunicazione, non so, mettiamo che abbiamo mandato 10 newsletter nel giro di 4-5 mesi, di vedere quali sono stati gli orari e i giorni migliori e quali sono stati gli orari e i giorni peggiori per quanto riguarda il nostro caso e il nostro database. Quindi possiamo fare diciamo diversi test e verificare tramite uno storico, quindi non tanto tramite delle statistiche generali o medie generali, quello che è l'orario, quello che è il giorno migliore in cui inviare la nostra mail. Questo dipenderà, ovviamente il risultato dipenderà anche dal tipo di destinatari che abbiamo, perché capite bene che in ambito B2C possiamo avere un certo utilizzo dell'email, in ambito B2B un altro, dipenderà anche come sono, diciamo, da che dispositivo magari leggono l'email i nostri destinatari. Vediamo magari ultimamente, senza fare i nomi delle aziende, che molti mandano le mail anche di sera, perché attualmente di sera tramite dispositivi mobile molte persone hanno in mano tablet piuttosto che smartphone, mentre ad esempio vedono la televisione, in quel frangente magari guardano anche l'email. Dipende ovviamente, ripeto, dal target, dal dispositivi, ma soprattutto quello che consiglio è appunto di andare a guardare le statistiche, le proprie statistiche, in modo tale da valutare il proprio giorno migliore e il proprio orario migliore. Una domanda legata a questa tematica ce la fa il signor Corrado, che invece ci chiede: qual è la frequenza ideale per l'invio delle newsletter e per l'invio delle DEM? Diciamo, dico purtroppo, ma nel senso anche su questo non dare veramente dei comandamenti è difficilissimo, nel senso che appunto ognuno veramente ha la propria situazione e al proprio database, e può darsi che uno abbia un database che vuole ricevere ogni giorno delle notizie utili, se voi però avete delle notizie utili, per cui magari la frequenza può essere giornaliera. Ci sono altri database che vogliono ricevere magari delle notizie una volta al mese. È difficile saperlo. In questo senso, diciamo, il centro di gestione profili di MailApp permette agli utenti, quindi ai destinatari, di selezionare anche la frequenza con cui ricevere le vostre mail, in questo caso quindi le mail dei nostri clienti, in modo tale che sia anche qui l'utente stesso a determinare quello che sta chiedendo, perché alla fine quello che è meglio per l'utente, diciamo, è la vera risposta da questo punto di vista. Per cui anche qui cerchiamo di non, sì, ci sono delle statistiche generali alle quali possiamo fare riferimento. Una cosa secondo me interessante e utile, e che pochissimi fanno, è quello di domandare, ovvero domandare al proprio database la stessa domanda che voi avete fatto noi, magari mettendo, come nell'esempio di MailApp, a disposizione una pagina in cui uno possa dire: io preferisco riceverle settimanalmente, preferisco riceverle quotidianamente se mi date cose utili, oppure preferisco magari anche non riceverle più, perché c'è una fetta di utenti che noi che abbiamo chiamato inattivi anche durante la presentazione, che magari continua a rimanere dentro nel database senza più ricevere, che può ricevere senza più leggere le nostre mail. È una fetta che può essere, diciamo, ripresa, quindi fare un'attività di re-engagement di questa fetta, diciamo, magari cambiando da un giorno per l'altro l'oggetto e dicendo: guarda, ci manchi, ci stai mancando, questo è un oggetto tipico che viene utilizzato per risvegliare parte del database che dorme da parecchio tempo, piuttosto che invece è proprio una fetta che non legge più le nostre mail, perché magari non è più interessato, che però, come abbiamo detto prima, va a influenzare la nostra reputazione. Per cui la gestione di questi inattivi è sicuramente un fattore importante, perché meno inattivi abbiamo, più siamo valutati dai provider come un sender, come un'azienda
in via email di alta reputazione o di bassa reputazione. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, abbiamo proprio l'ultima domanda fatta da diverse persone, è se possiamo trovare questi materiali all'interno del sito MailUp. Sì, era proprio la slide successiva dove diciamo proprio questo, avete nella parte risorse del sito MailUp, per cui se andate su mailup.it nel menu in alto vedete c'è una voce risorse, lì fra due giorni potrete trovare sia il video sia la documentazione di questo webinar, sarete comunque tutti avvisati tramite email appena la documentazione sarà disponibile. D'altra parte, per chi non l'avesse ancora fatto, come vedete da questa slide, può andare sempre sul sito mailup.it e senza alcun impegno richiedere una prova gratuita di MailUp per 30 giorni in modo tale da iniziare a valutare, a testare e diciamo a vedere con i propri occhi alcuni degli elementi, alcuni delle attività che abbiamo visto oggi. Direi a questo punto io ringrazio tutti dell'ascolto, restate in contatto con noi, vi avviseremo riguardo alle date dei prossimi webinar di novembre. Buona serata a tutti e grazie ancora.